Ilary Blasi non avrebbe gradito il gesto della figlia Chanel. Centrerebbe l'attuale compagna di Totti. È scontro? Pare che Chanel Totti abbia fatto infuriare mamma Ilary Blasi. Secondo il retroscena raccontato da Nuovo TV centrerebbe Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex capitano giallorosso. Tutto è accaduto nel corso di una cena in famiglia che potrebbe aver fatto innervosire non poco la showgirl. Il gesto della figlia poi potrebbe non esserle piaciuto. Mentre continua la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i figli si dividono tra la madre e il padre e trascorrono molto tempo con entrambi. Quanto accaduto in occasione del compleanno di Chanel, però, potrebbe non essere piaciuto a mamma Ilary, che potrebbe essersi dispiaciuta. Il gesto di Chanel al suo compleanno e il dispiacere di mamma Ilary. Sempre secondo quanto raccontato dal sopracitato giornale, pare che Chanel abbia festeggiato i suoi 17 anni con una cena in un noto ristorante di Roma con il padre, la compagna, i fratelli e i figli della Bocchi. A giudicare dalle immagini pubblicate dal tabloid, pare che tra la giovane e l'attuale compagna del padre ci sia una grande affinità. Immagini che si scontrerebbero con le voci che circolavano all'inizio della relazione tra Totti e la Bocchi, secondo cui tra Chanel e Noemi non ci sarebbe stata una grande simpatia. A giudicare dalle foto della cena in famiglia si direbbe l'esatto contrario. La neo 17enne era molto in armonia con la compagna del padre e con i figli. Una serata che sarebbe trascorsa all'insegna della serenità e del divertimento. Pare che Ilary non gradisca questa complicità tra la figlia e Noemi Bocchi. Per questo potrebbe non esserle piaciuto il servizio pubblicato da Nuovo TV. Ad ogni modo si tratta solo di indiscrezioni che non trovano al momento alcuna conferma. Sicuramente tra la Bocchi e la Blasi non correrà buon sangue. Anche perché la showgirl accusa l'attuale compagna di Totti di essere stata la donna con cui l'allora marito l'avrebbe tradita. Questo, però, non vuol dire che i figli non debbano avere un rapporto con lei. Anche perché si tratta della compagna del padre ed è giusto e normale che ci sia una certa armonia. Ad ogni modo Chanel ha festeggiato praticamente tre volte il compleanno. Prima con gli amici, poi con la festa organizzata dalla mamma Ilary nella mega villa all'Eure e infine con una cena raffinata in compagnia del padre e della compagna.